presto, a breve, nuovi ingressi in società. Sicuramente non rimarrò solo, quindi tra poco sicuramente avremo delle persone che ci affiancheranno, ci aiuteranno in questo percorso, almeno in questa fase. Poi l'idea mia la conoscete, l'idea mia è quella di pian piano di in qualche modo liberarmi delle mie quote e quindi lasciare poi chi vuole continuare a gestire il Pescara. Con quale dei tre gruppi si sta concretizzando questa trattativa? Ma guarda, sono tutte e tre arrivati in fondo e sono tutte e tre interessati, per cui adesso decideremo nei prossimi 10 giorni quale sarà il nostro partner. Adesso facciamo vedere una notizia, un'indiscrezione. Abbiamo pubblicato questa indiscrezione sul nostro sito www.rete8.it perché l'ex DS biancazzurro Daniele Dell'Icardi avrebbe presentato a lei gli imprenditori di una delle cordate interessate al club. Al momento si tratta di mere indiscrezioni, lei può confermare, smentire? Non farò mai nomi, ma non ho problemi a confermare che Daniele non solo quest'anno, anche nel recente passato mi ha cercato di dare una mano per trovare dei partner, per trovare qualcuno che acquistasse la società, considerando che lui è stato in giro per il mondo in questi ultimi anni e ha avuto modo di conoscere tante persone che sono nel calcio. Questa notizia non ho nessuna difficoltà a confermarla. Ecco Presidente, se così fosse, Dell'Icardi sarebbe in corsa per la poltrona di direttore sportivo? Non faccio trovare il tavolo apparecchiato a delle persone che poi devono investire dei soldi, per cui sapete anche il rapporto che ho con Dell'Icardi e la stima che ho sempre avuto nei confronti di Daniele, per cui per me sicuramente non sarebbe un problema. Dell'Icardi le ha presentato uno dei tre gruppi che sono interessati al club. Immagino, presumo che sia il gruppo più avanti nella trattativa, o no? Sono tutti e tre interessati, hanno tutti e tre i requisiti per poter fare questo tipo di investimento, per cui adesso dipenderà un pochettino dai rapporti che mi chiederanno, nel senso che voi sapete tutti che la mia volontà è quella di uscire, quindi se io poi devo rimanere qui per altri 10 anni allora è inutile che vendo. Per cui stiamo discutendo su alcune cose e questa è una delle problematiche che mi farà decidere se andare in una direzione o nell'altra. Ci sarà anche uno step nel quale si compreranno delle quote e poi magari per arrivare già da con accordo scritto a rilevare la maggioranza del club, quindi su questo stiamo lavorando e questo è uno dei motivi per i quali ancora non chiudiamo l'operazione. Chiaramente se ci sono delle garanzie da sostituire è chiaro che devono avere la forza per poterlo fare, ma su questo sinceramente per tutte e tre gli interlocutori non ho nessun tipo di dubbio. Poi questo è il mio lavoro e credo di saperlo fare abbastanza bene, pertanto nella valutazione delle persone siamo andati già abbastanza avanti. Mi auguro solamente che si possa arrivare il prima possibile, come ho sempre detto al Pescara comunque si iscriverà. Presidente, non si può sbilanciare neanche sulla pista Zeman che sembrerebbe restare viva. Ma no, non mi sbilancio perché ripeto, vorrei veramente poter condividere con chi arriva le scelte. Poi se qualcuno dirà che porta Zeman tra pattoni piuttosto che un altro allenatore, lo decideremo e lo discuteremo insieme, ma non, sicuramente la scelta non sarà solamente mia quest'anno.